Kiev denuncia nuovi attacchi da parte dell'esercito di Mosca. La Russia si prepara ad altre provocazioni nella centrale nucleare di Zaporizhia, dove ha piazzato diversi lanciarazzi. Grad denuncia la compagnia energetica ucraina Energoatom, che teme inoltre che la più grande centrale atomica d'Europa possa essere utilizzata come base per sparare sul territorio ucraino e aumentare il pericolo di radiazioni. Intanto cinque civili sono stati uccisi ieri negli attacchi russi nell'oblast di Donetsk, a dichiararlo il governatore regionale, aggiungendo che altri due civili sono rimasti feriti. Non va meglio sul fronte diplomatico. Parlando nel corso della riunione dei ministri della difesa dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e della comunità degli stati indipendenti, Vladimir Putin ha ribadito che il potenziale di conflitto nel mondo sta crescendo e questa è una diretta conseguenza dei tentativi di alcune elite occidentali di mantenere la loro egemonia politica, economica, finanziaria, militare ed ideologica con ogni mezzo. Secondo il presidente russo inoltre l'Occidente sta intenzionalmente fomentando il caos esacerbando la situazione internazionale. Il fa eco il portavoce del Cremlino, Peskov, che rimarca come nonostante lo scambio di prigionieri avvenuto con gli Stati Uniti, le relazioni bilaterali continuino a rimanere in uno stato triste. Intanto vicino Mosca è scoppiato un incendio nel centro commerciale Mega Megachimichi, inghiottendo un'area di oltre 7.000 metri quadrati e l'intero edificio di un negozio per la casa. Secondo le autorità, nell'incendio, avvenuto probabilmente per un cortocircuito, sarebbe morto un addetto alla sicurezza. E si riapre anche la questione grano. Il presidente turco, Erdogan, ha fatto sapere che domenica parlerà con l'omologo russo Putin e con il capo di Stato ucraino Zelensky con l'obiettivo di risolvere la crisi.